Salve a tutti ragazzi, come state oggi? Spero bene, scusate se non ho potuto fare moltissimi video, ma come al solito non sono stata bene. Ma questo canale oggi soprattutto compie un anno di vita. Cavolo, accidenti, non riesco ancora a crederci. È passato già un anno e ho fatto pochissimi video rispetto a quanti ne dovevo fare. Ok, come al solito, quindi non parliamo dei miei fallimenti, ma parliamo del fatto che un anno fa ho iniziato con una Ever After High e oggi rinizio questo nuovo anno con una nuova Ever After High, per la gioia un po' di tutti. Questa Ever After High, come mi avevate richiesto, è una Rebel ed è Cedarwood. Ed ecco la mia presentazione, che so che vi mancava moltissimo, almeno a me un pochino è mancata. Un pochino, però non tantissimo. Cedarwood è la figlia di Pinocchio ed è una ribelle. Perché è una ribelle? Ragazzi, qualcuno di voi vorrebbe passare la vita a essere un pezzo di legno? Cedar poi non può mentire in alcun modo per un sortilegio. It's just that since I'm cursed to never lie, I'm not real good at stretching the truth. Quindi non può assolutamente mantenere un segreto per le sue amiche. When Professor Nimble asks me if anything dramatic happened today, I'm gonna have to tell everyone about you guys. I can't lie. Ma nonostante questo cerca di essere l'amica più leale possibile e per non raccontare quello che ha visto trova anche espedienti abbastanza divertenti. Wait a Splinter. I think I have an idea. Well, I was out walking in the woods and I saw something pretty amazing. I saw Hunter and Quindi sì, abbiamo la solita scatola libro che ci piace, soprattutto mi piace moltissimo. E ho una brutta notizia però prima di iniziare a recensire Cedarwood, perché probabilmente Cedarwood non approderà mai in Italia. Non ho avuto modo di parlarne con Mattel, ma da quanto sembra le Ever After High non hanno venduto quanto sperato. Secondo me molte cose hanno contribuito a questa non vendita delle Ever After High e non è sicuramente il loro appeal, perché secondo me sono un'idea fantastica. Il problema secondo me è principalmente il prezzo, perché il prezzo è veramente alto ragazzi. Come sappiamo, in alcuni paesi le versioni basic, che sono questa è Cedarwood Basic, non è la versione Troncoming oppure la versione dove prendono il tè oppure la versione dove si stanno pettinando bla 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 bla, ma è semplicemente la versione base della bambola. Può arrivare a costare fino a 40 euro. Ho saputo che in alcuni paesini raggiunge addirittura quasi 50, i set doppi non parliamone, e quindi il costo è abbastanza elevato. Per diversi motivi, alcuni sconosciuti a me, altri conosciuti a me, ma insomma il prezzo è molto alto. È un periodo di crisi e i genitori qui in Italia non possono permettersi di spendere 50 euro per una bambola. Parliamoci chiaramente, anche se la qualità è sicuramente molto alta. Ma in America riusciamo a trovare queste bambole base delle Ever After High a 19 dollari, che è veramente poco rispetto ai 30 euro di qui. 19 dollari sono circa al momento 14 euro. La Mattel quindi che cosa ha fatto? Non ha deciso di smettere del tutto di importare Ever After High in Italia, ma semplicemente ha deciso di importare quelle che secondo una ricerca di mercato, e per chi non lo sapesse, una ricerca di mercato è quando la Mattel o altre marche prendono un signore che come lavoro fa per l'appunto statistica per le aziende e chiama diversi bambini o bambine e chiede quale tra queste bambole preferite, perché, per come, eccetera, e poi a seconda di quello che questi bambini dicono, eccetera, decidono quali importare e quali no. E Cedarwood sembra essere stata scartata, almeno per il momento non arriverà né lei, né Dexter Charming, né Lizzie Hart. Quindi questa Cedarwood me la sono procurata da sola diverso tempo fa e la recensisco per conto mio e non per conto di nessuno, né per conto di Mattel, né per conto di nessun altro. La recensisco perché è una bambola che secondo me vale e sinceramente non capisco perché proprio nella terra del creatore di Pinocchio la figlia di Pinocchio non venga importata. È un po' triste, no? Sappiamo benissimo com'è una scatola Ever After High, quindi facciamo una piccola recensione veloce, perché ormai lo sappiamo a memoria. Io lo so a memoria e se ne parlo ancora esploderò. Già, possiamo vedere il logo Ever After High, che sono consigliate dai 6 anni in su. Il colore predominante della scatola barra libro di Cedarwood è il viola, più chiaro rispetto a quello di Raven Queen. E infatti anche il nome, diciamo, del libro Cedarwood è scritto in viola. Per chi non lo sapesse, il Cedarwood è un tipo di legno e in italiano penso che sia il cedro. Quindi Cedarwood significa letteralmente legno di cedro. Forse perché lei è stata fatta da un blocco di legno di cedro. Potrebbe anche essere, essendo la figlia di Pinocchio ed essendo quindi un manichino. Mi domando se quando la si butta in acqua galleggia. Vabbè, andiamo avanti.
Cedarwood sembra amare l'arte e dipingere, almeno così ci suggerisce lo sfondo della scatola con questo quadro su cavalletto. Già, qui possiamo vedere la frase di Cedarwood che è honest to the goodness, cioè onesta per il meglio. Sotto ci fa vedere un'illustrazione molto carina di quello che è Cedarwood, cioè comunque un burattino. E non è una cosa molto felice da vedere, ma beh, è la figlia di Pinocchio. Questo è il lato della scatola di Cedar e come possiamo vedere ha lo stemma dei ribelli, un artwork molto molto carino di Cedarwood che poi vedremo meglio sul retro. E la scritta Cedarwood, daughter of Pinocchio, quindi Cedarwood, la figlia di Pinocchio, e il solito simbolo delle Ever After Eye. Come al solito mi piace moltissimo nella grafica la C di Cedarwood, che come potete vedere è stata fatta apposta per lei, infatti la C sembra avere un pattern legnoso e sopra c'è anche Jimmy Cricket in inglese, che da noi è il grillo parlante. Non so perché in inglese si chiami Jimmy Cricket, non ne ho la più pallida idea. E comunque qua possiamo vedere anche un orologio, probabilmente fatto da Geppetto, che come sappiamo, beh, di orologi ne aveva una marea. Nonostante questa scatola arrivi dall'Inghilterra, come potete notare è tutto scritto in inglese e questo ci fa capire che quindi probabilmente in Italia e negli altri paesi di Cedar non ci sarà traccia. Vi traduco velocemente quello che dice qua su Cedarwood. Dice che è stata creata dallo stesso magico pezzo di legno da che ha portato alla vita suo padre. E Cedar è una persona creativa, genuina e sempre onesta. Sfortunatamente lei è letteralmente sempre onesta, infatti suo padre ha purtroppo desiderato una inspezzabile curse. Curse è una maledizione che le fa sempre dire la verità, no matter what. Ma Cedar non si arrende mai durante il suo viaggio personale per diventare una ragazza vera. Come al solito qua ci dà diverse informazioni su Cedarwood, ma non voglio allungare così tanto la recensione leggendovela tutta. Come al solito sono le solite curiosità che ci sono per ogni Ever After Eye. Quindi ho deciso che scatterò una foto e la metterò a disposizione sulla mia pagina Facebook, che potete sempre trovare sia nella pagina principale sia nella descrizione di praticamente ogni mia recensione. Non dovete iscrivervi altro, potete anche solamente guardarla, ma la tradurrò e la metterò lì a disposizione per voi nel caso in cui siate realmente interessati alla storia di Cedar, e farò lo stesso per il suo diario, quindi state tranquilli. Qui sotto possiamo vedere le sue migliori amiche Royal e Rebel. Sono sempre messi un pochino a caso da Mattel, mettono solitamente le ultime bambole che sono uscite, quindi non c'è mai molto da fidarsi. Comunque ci dice che le sue migliori amiche ribelli sono Cerise e Cupid e la sua migliore amica invece reale è Blondilocks. Ma come ho già detto, non c'è mai molto da fidarsi. Bene ragazzi, direi che è giunto il momento di tirare Cedar fuori dal box. Come al solito abbiamo visto mille The Box Ever After Eye e quindi non ve lo mostrerò, ma dopo vedremo tutti i suoi accessori e tutta Cedarwood nella sua bellezza, ok? Ci aiuterà la forbice, già. Non ho fili ma sto in pie, so camminar, so ballar. Non ho fili ma sto in pie, fate come me. Beh, non era così? La canzoncina di Pinocchio, dico. Eccoci qui assieme a Cedarwood, tutto quello che arriva assieme a lei, che adesso vi mostro. In primo luogo abbiamo il suo solito diario, con scritto Ever After Rebel, cioè che è una ribelle. E qui in alto possiamo vedere Jimmy Cricket in inglese, che però da noi è il grillo parlante, quindi il grillo parlante è il suo vero nome. E dopo farò una bella foto al suo diario in inglese e lo tradurrò. Il suo stand è nero, come tutti quelli delle Ever After Eye ormai, e ha la parte alta trasparente come tutti gli ultimi stand. E ovviamente anche la solita spazzolina chiave inutile è nera. Mi piace, come sapete, che questa parte degli stand sia trasparente, la trovo molto meglio che colorata, ma ok, comunque ognuno ha i suoi gusti. Cedar arriva poi con questa fantastica borsa. Dico fantastica perché, come potete vedere, è una borsa di legno ed è completamente intagliata e gli intagli sono fatti benissimo, veramente, con un'accuratezza incredibile. Queste cose tolgono davvero il fiato da quanto sono fatte bene e da quanto sono decorate in maniera fantastica. Guardate come sembra veramente essere di legno questa borsa, che addirittura poi si apre e non penso che si possa infilare un granché, però in ogni modo è apribile e sembra proprio di legno. Guardate qui in alto, addirittura
le venature che ci sono all'interno di un ceppo di legno. Incredibile. Anche se io avrei il terrore di girare con una borsa di legno, insomma la spaccherei al secondo colpo, penso. Oltretutto quando piove il legno tende a gonfiarsi, quindi non so come faccia Cedarwood a vivere. In realtà, esattamente essendo fatta di legno, vuol dire gonfiarsi d'acqua, cioè lei non potrà mai fare il bagno al mare. Che triste destino, ma insomma so che alla Mattel e nessuno in realtà lo sta pensando a parte me. Quindi guardiamo Cedarwood un pochino più da vicino. Non partirò a descrivere la bambola dal suo viso, ma partirò a descriverla dalla cosa più importante secondo me di Cedarwood, che è il suo corpo, che è una cosa veramente fenomenale. Essendo lei un burattino, come potete vedere, è completamente cosparsa di venature in legno ed ha addirittura qui il classico chiodo che hanno i burattini per far stare insieme le giunture, ed è davvero veramente un nice touch. Quindi venature ovunque, guardate soprattutto qua sulla sua mano, dove addirittura diventano rotonde. Ragazzi, le ha anche sul palmo della mano. Proprio tutto il suo braccio è come se fosse un pezzo di legno, o meglio, un albero, è pieno di venature, è assolutamente fantastico. Anche per le gambe è assolutamente la stessa cosa e lo trovo un lavoro fantastico, veramente ben fatto. Anche qui, come potete vedere, c'è il segno, come se fosse un burattino vero, della giuntura. Io sono senza parole, sono fantastiche. Le venature sono addirittura diverse da una gamba all'altra, quindi hanno usato due stampi diversi. Anche qua, come potete vedere, è fantastico. E non è solo una questione di vedo o non vedo, come potete vedere è proprio il suo intero corpo è fatto di venature, quindi la Mattel si è impegnata su tutto il corpo di Cedarwood ed è fantastico, lo trovo veramente un lavoro ben fatto. Anche qua ci sono quelle giunture di cui vi parlavo, e da notare come anche tutta la sua testa tranne la sua faccia sia piena di venature del legno, è fantastico. Per una bambola così a basso costo, tra virgolette, qua in Italia no, ma in America sì, è veramente un gran bel lavoro e per questo faccio un applauso a Mattel, veramente. Questo è il viso di Cedarwood e come potete vedere infatti le venature continuano sia qui sia dai lati e solamente il centro della sua faccia è senza venature. E voi qui da persona intelligente potreste chiedermi: perché Cedarwood ha il centro della faccia senza venature? Beh, questo viene spiegato sia nei libri delle Ever After High, sia nel cartone. Ogni giorno lei prende della carta vetro e si leviga la faccia, per questo la sua faccia non è piena di venature. Diciamo che quindi può farsi un po' la faccia come vuole, insomma, io mi sistemerei tutto il naso, me lo limerei tutto, mi limerei gli zigomi, mi limerei gli occhi, insomma, uno potendosi limare la faccia può davvero essere come vuole, credo, quindi da una parte non è neanche male essere tutti di legno, agli occhi castani, e mi piace molto questa cosa perché sta ancora di più nel personaggio, insomma, e ha questi due nuovi riflessi che nelle vecchie Ever After High non c'erano, un ombretto marrone scuro e qui ne ha un altro che qua possiamo notare di più perché c'è la luce e qui meno perché non c'è, che è in realtà leggermente chiaro, vedete, leggermente bianco chiaro, leggermente perlato, che le dà un pochino un tocco più chiaro sul viso. E poi ha delle sopracciglia molto definite, anche perché Cedarwood non ha le sopracciglia, se le deve disegnare tutti i giorni lei con un pennarello, quindi devono essere definite per forza, direte voi. Blush sulle guance, ha un rossetto perlato che le ricopre tutte le labbra e al centro, a forma di cuoricino come Cupid, un po' alla geisha se vogliamo proprio dire, è rosso. Per quanto riguarda i suoi orecchini, che qua potete vedere molto bene, sono dorati e sembrano un pezzo di legno tagliato a metà. Non capisco esattamente che cosa sia questa cosa di lato, ma voi che siete svegli sicuramente lo scoprirete, lo saprete già e lo scriverete nei commenti. Comunque ricordano un albero tagliato a metà. Cedar ha i capelli completamente marroni, ma come potete notare ha una treccia qui in alto, che ha anche delle venature viola, molto molto carine. E qui in alto sulla testa ha una clip, come potete vedere, proprio di lui, il grillo parlante, e o Jimmy Cricket in inglese, che è la sua coscienza, immagino, ma non si vede mai nel cartone. Dove cavolo è? E si è removibile, ovviamente, vedete? In ogni modo, beh, ha in testa un grillo, sopra una foglia. Non so se è una decorazione, un grillo vero, vivente, che le salta per la testa. A me non farebbe particolarmente schifo, ma so che a molti di voi sì. Insomma, è comunque un grillo che ti vive in testa, non è il massimo della vita. Essendo i suoi capelli molto mossi, usciti dalla scatola, risultano essere
un mess totale e sono anche pieni abbastanza di prodotto. In ogni modo dovrebbero rimanere mossi come lo sono nel cartone. Mi sembra addirittura che lei abbia i capelli più lunghi rispetto a quanto li ha nel cartone, mi pare che nel cartone le arrivino alla metà, ma sono comunque di una buonissima fibra. Il problema è soltanto come sono stati inscatolati. Basta lavarli, spazzolarli e fare un trattamento per i capelli sintetici. Sulla mia pagina una ragazza molto gentile ha scritto nelle note come fare, come trattare i capelli sintetici e renderli o lisci o mossi, quindi potete seguire il suo tutorial, potete guardarlo e leggerlo senza dovervi iscrivere alla mia pagina, come dico sempre. Sul fondo possiamo notare che c'è un elastichino qui e c'è qualche capello viola, ma sono veramente pochi in realtà. Penso sia un rimasuglio di quelli che hanno usato sul davanti e che hanno quindi legato qua sotto per non farli vedere. Il suo vestito sembra abbastanza semplice, ma per l'appunto sembra, perché non lo è. In realtà ha molti richiami a Pinocchio, soprattutto queste due parti bianche e queste parti rosse che ci ricordano le bretelle di Pinocchio, che portava sempre come un idiota. E il vestito è viola, ma sembra avere sempre delle venature del legno, questa stampa a venatura, veramente bellissima. La gonna non è complessissima. Questa gonna può non significare niente per voi, ma se la guardate bene in realtà ha un vero significato. Insomma, immagino che voi come me siete stati in montagna almeno una o due volte nella vostra vita, se non di più. E queste sono le classiche rifiniture che fanno i falegnami all'interno dei mobili in montagna. Insomma, sono sicura che se siete stati in montagna dei pattern simili li avete sicuramente visti. Quindi anche questo ha a che fare con legno o comunque con un falegname. E mi piace molto perché, come al solito, il vestito ha comunque una buonissima qualità, agli orli soprattutto, e ha anche tutti questi fiorellini dorati che sono molto shiny che escono dal vestito. E comunque la gonna va da un rosso molto chiaro fino a un nero e le sta veramente bene. Scendendo, Sidar ha queste calze un po' pointless, almeno lo erano per me soprattutto le prime volte che l'ho viste. Non capivo molto perché neanche qui in alto fossero così aperte senza neanche avere un fiocchetto, ma poi riguardando le puntate, riguardando gli artwork, mi sono accorta che sono veramente così, danno leggermente sull'oro, hanno dei filini d'oro all'interno, sono alto uguali e sono identiche da entrambe le parti, qui una è leggermente più bassa, ma perché sono io che non sono il massimo della vita. Le scarpe di Cedarwood sono fatte totalmente in legno, anche queste due parti che sembrano dei lacci, come potete vedere hanno delle venature, sono rose, quindi è legno, ma è dipinto ed è sempre legno, mentre invece la parte sotto sembra fatta in legno grezzo scolpito. Come potete vedere ha dei richiami chiari al bosco, ha delle foglioline e qui ha proprio dei nodi del legno, è veramente... sono fatte molto molto bene e capisco che possano non piacere a tutti. E una cosa che ad esempio a me non piace di queste scarpe è la parte dietro, che come potete vedere è totalmente aperta, ma capisco il senso perché insomma sono scarpe di legno e per toglierle non saranno molto morbide, quindi uno le dovrà scastrare, perché insomma sono scarpe di legno, non sembrano molto comode così a vedersi. Meno male che lei, essendo di legno, non dovrebbe essere un gran problema, insomma, ma comunque già sono un po' brutte così aperte sul retro, insomma, ma dovrebbero essere anche abbastanza antivesciche, immagino, ma lei non verranno mai perché è di legno, quindi insomma è un burattino di legno, perché farsi queste domande? Camminare sui tacchi alti non deve essere neanche così tanto un problema per un burattino. Parlando un secondo dei suoi gioielli, posso dirvi una cosa che un po' mi dispiace. Nel cartone lei qui non ha questo braccialetto, ma su entrambi le braccia due bracciali abbastanza grossi, sempre dorati, con un gancio per attaccare ovviamente quelli che sono i fili. Nella bambola non l'hanno fatto, non so come mai, a me sarebbero piaciuti moltissimo, ma un braccio non ha nulla, mentre invece questo ha una cosa che lei non ha nel cartone, che è un braccialettino con diversi charmini, come dico io, che sono una forma di foglia, una forma di cerbiattino, un'altra forma di foglia, una forma di Jimmy Cricket, credo, quindi a forma di grillo parlante, ma sembra quasi più una fatina in realtà, ma vabbè. Poi c'è un'altra fogliolina e qua c'è una cosa che non capivo cosa fosse, mi sono arrovellata per un po' per capirlo, ma è la balena che ha mangiato il povero Geppetto. Già, io non naterei su un braccialetto come caro ricordo, visto che ha mangiato mio nonno, ma ok, Cedar, ok, capisco, ok.
perché ha avuto un trauma. Anello, come al solito, ha due dita che continuano a non capire che cosa sia. Sembra una fatina. Ragazzi, ho appena capito cos'è. Sono veramente rimbambita, scusate. Proprio adesso ho avuto il colpo di genio. Plim, come la lampadina. Ma è la fata turchina, è ovvio, scusatemi. È un anello con la fata turchina. Ecco chi è, dicevo, da dove arriva sta fata. Oh, io non l'ho mai vista in Pinocchio. Sta fatina, mica è Trilli, mica Peter Pan. E adesso mi è comparso, come per l'appunto, la lampadina illuminata da Tesla, e ho detto, accidenti, sì, è la fatina. È la fata turchina, già. E quindi direi che è come va ricordata, e avere un anello su di lei, pugno di pollice, insomma, lo approvo totalmente. E quindi anche la fatina sul suo braccialetto non è una fatina qualsiasi, e non è Jimmy Cricket, è la fata turchina. Scusa, fata turchina, che ti prego, ti prego, perdonami, ma mi ero scordata della tua esistenza in Pinocchio. Poi il personaggio che lo fa diventare un bambino vero, quindi wow, Elisa, wow. Ragazzi, cosa posso dirvi quindi di Cedarwood? Guardate, ho cercato anche di metterle in una posizione da burattina, come sono scaltra. Secondo me Cedarwood è una delle Ever After High più belle che sia mai uscita. Personalmente la adoro, è fatta benissimo, perché la Mattel ci ha messo veramente tanto impegno in questa bambola. Quindi mi spiace veramente tanto che probabilmente qui non arriverà, ma sono veramente contenta di averla acquistata. Per chi la volesse, e non voglio, vi giuro, leggere sotto nei commenti come hai fatto ad averla, perché vi ammazzo. Non vi ammazzo, però non vi rispondo, perché significa che non avete letto né la descrizione né mi avete ascoltato. Quindi ragazzi, no, non vi rispondo. Al massimo vi dico, leggete la descrizione. Anzi, non lo faccio neanche. Sarò zitta, farò finta di non aver letto. Nel caso in cui la vogliate, l'unica è o andare all'estero, in Inghilterra e o in America, oppure andare su www.amazon.co.uk, lo scrivo qua sotto, dove viene venduta per 19 sterline. Oppure su eBay, non so quale sia il prezzo lì. Se la prendete dall'Inghilterra, la dogana non c'è. Se la prendete dagli Stati Uniti, la dogana c'è e probabilmente la spedizione è molto più alta. In ogni modo, ve la consiglio, è come un personaggio fantastico e non capisco perché sia stata scartata. La trovo bellissima. Forse da piccola non mi sarebbe piaciuta così tanto, lo ammetto. Ma adesso penso che sia addirittura una delle mie Ever After High preferite dopo Raven Queen, che è la mia Ever After High preferita in assoluto. Bene, quindi ci rivediamo presto con le Frozen Weeks e sono veramente contenta di Cedarwood. Grazie mille per avermi ascoltato e per aver guardato questa review. Vi consiglio sempre di andare sul mio Facebook e non dovete iscrivervi per forza, basta solamente che lo visitiate per leggere tutte le novità sul campo Ever After High, Monster High e tutti gli altri giochi di cui parlo, film, eccetera, eccetera, e anche cultura giapponese, eccetera, eccetera. E anche vedere la parte tradotta del diario di Cedarwood e anche il retro della sua scatola, sempre tradotto. Un abbraccio a tutti, grazie mille e ciao. Scusate per la luce, ma qui, boh, sembra che si sia scatenato l'inferno.